Ciao altri atleti, ciao amici, siamo qui per far partire questa nuova rubrica, già nel nome molto chiaro, Daddo 3 Calendario, si parla di triathlon ovviamente, si parla delle gare del weekend che con questa appunto rubrica video ogni venerdì alle 21, quest'oggi partiamo con qualche minuto di ritardo per questioni pratiche e organizzative, vi andremo appunto a presentare con questa rubrica le gare più importanti del fine settimana, ci sarà poi l'elenco completo con quelle anche da segnare col circolino rosso e poi anche ovviamente l'elenco di tutte le altre che si svolgeranno le più importanti nel fine settimana, in particolare del calendario italiano, ma non solo. Vogliamo cominciare proprio dalla gara in cui saremo presenti fisicamente. Io sarò speaker del secondo Duathlon Città di Siena, un Duathlon Sprint. Ci sarà il sindaco di Siena col pettorale numero 1 che gareggerà come ha fatto anche l'anno scorso. Ci sarà un arrivo importante nella piazza meravigliosa, Piazza del Capo, la Piazza del Palio di Siena. E ci saranno tante storie da raccontare con grandi atleti che si sfideranno in questa seconda edizione del Duathlon Città di Siena e tanti anche age group che vorranno performare al meglio per divertirsi e godersi questa magnifica città. Ci saranno con me anche Coccino e Zabà che vi racconteranno praticamente in tempo reale sulla nostra pagina Facebook tutto quello che succederà con foto, video, avremo modo di fare anche tante interviste, insomma. Ci godremo questo bellissimo Duathlon di Siena e lo faremo godere anche a voi, ovunque voi siate. Altre due gare di cui vi voglio parlare molto importanti sono la gara di Coppa Europa che si svolgerà a Gran Canaria, Isole Canarie, quindi l'Etu Sprint Triathlon European Cup Gran Canaria, con ben 10 atleti italiani al via, tra cui il nostro capitano Anna Maria Mazzetti. Lo sottolineiamo, Anna Maria reduce da una prova non particolarmente brillante in quel di Abu Dhabi, la prima dell'ITU World Triathlon Series, sicuramente vorrà rifarsi e far vedere che tutto il gran lavoro anche che ha fatto in queste ultime settimane sta dando sicuramente dei buoni frutti e quindi siamo pronti ad applaudirla e non vediamo l'ora di poter seguire anche questa gara. Un'altra gara molto importante che seguiremo con grande attenzione sarà l'Ironman 70.3 Taiwan. Innanzitutto perché ci sarà l'esordio nel 2018 del nostro Alessandro De Gasperi. Ritorna alle gare Ale De Gasperi, il miglior italiano all'ultimo Ironman Hawaii World Championship. È una prova molto importante per lui, lo sappiamo, in una serie di stagioni che lo stanno consacrando anche nella full distance come il migliore atleta, triatleta italiano capace di fare davvero grandi cose anche a livello internazionale. Con lui ci sarà come prova anche Irene Coletto, la nostra Irene che sta cominciando con davvero molta intensità la sua carriera da professionista e poi ci saranno anche tanti age group, ci saranno diversi age group che si misureranno sia nell'Ironman 70.3 Taiwan sia nel 51-50 Taiwan, quindi il triathlon olimpico no draft. Queste sono le due gare all'estero che abbiamo appunto sottolineato come quelle più importanti e adesso andiamo a vedere anche quelle che saranno le altre gare che ci saranno nel fine settimana. Andiamo a leggere proprio dall'elenco che trovate ovviamente nel sito fcz.it, il Duathlon di Torino, abbiamo già detto Gran Canaria Coppa Europa e poi ancora ci saranno altri Ironman, due Ironman 70.3 a Puerto Rico e a Campeche in Messico. E poi Xtarra Cile, anche questo il World Tour continua. Ricordiamo che quest'anno in Italia ci saranno due tappe a Garda e a Scanno per quanto riguarda il circuito Xterra. E ancora altri due Duathlon per concludere anche il calendario scusate, italiano delle Federazione Italiana Triathlon, appunto, il Duathlon delle Ville Tuscolane, il Duathlon Sprint Città di Manerba del Garda e il Duathlon Sprint di Caldarola. Ok, ci siamo detti tutti, per chi ci sarà, ci siamo detti tutto, scusate, per chi ci sarà ovviamente a Siena sarà un piacere incontrarci e raccontarci qualche bel aneddoto sul nostro mondo triathlon. Per tutti gli altri ovviamente seguiteci sulle nostre pagine social, ci saranno tante novità, questa è la prima, saremo sempre più presenti con i video per essere ancora più vicini e per poter interagire ancora meglio. Commentate ovviamente sui nostri social per segnalarci, magari qualche particolarità di qualche gara, di qualche presenza di qualche atleta o appunto altre gare che vorreste che noi co coprissimo e seguissimo per voi e come sempre Daddo c'è. Io triamo, ciao ragazzi, vi aspetto a Siena, ciao, a presto!